Nella primavera dell'anno 58 l'Apostolo Paolo lasciò Filippi in Macedonia dove aveva celebrato la festa degli azimi, cioè la Pasqua, e si mise in viaggio per andare a Gerusalemme. Vi arrivò per la festa di Pentecoste. Quindi il viaggio durò circa 50 giorni. E fu un'occasione per Paolo di rivedere molte comunità che aveva fondato e guidato negli anni precedenti. Il capitolo 21 degli Atti degli Apostoli ci racconta l'arrivo dell'Apostolo a Gerusalemme con una situazione alquanto complessa. Paolo lo sapeva andava incontro ad una situazione dolorosa e prevedeva anche che sarebbe stato arrestato. Perché ormai si era diffusa in tutto l'ambiente giudaico una opinione negativa su di lui. Veniva accusato come un contestatore della legge, una rovina della tradizione giudaica. Paolo effettivamente cominciava la predicazione in sinagoga partendo dai testi biblici ma annunciando la novità di Gesù Cristo e quindi portando una notevole ventata di nuovo nella tradizione giudaica. Annunciava che Cristo è il portatore della grazia divina che completa e realizza la legge. Poco prima, nell'inverno fra il 57 e il 58, Paolo aveva scritto la lettera ai Romani per presentare la propria dottrina, egli lo chiama il suo Vangelo, a quella comunità che non aveva fondato lui e dove sperava di andare presto. La comunità cristiana di Roma, formata soprattutto da giudei, era molto importante, proprio perché abitava nella capitale dell'impero, e far conoscere a quelle persone il corretto insegnamento di Paolo gli sembrò un modo giusto per combattere le cattive notizie che circolavano su di lui. Egli sostiene che non siamo più sotto la legge, ma sotto la grazia. Con questo non vuol dire che la legge è stata abolita, vuol dire che la grazia ci rende capaci di fare quello che la legge diceva senza essere in grado di dare la forza per eseguirla. Quindi è una predicazione di grande apertura, di speranza, di novità. È una predicazione che annuncia la possibilità di vivere bene, una possibilità che è regalata da Dio attraverso Gesù Cristo. E l'evento centrale di Cristo è la sua Pasqua di morte e risurrezione. Paolo diventa imitatore di Cristo e come Gesù va verso Gerusalemme per compiere il progetto di Dio, sente su di sé una previsione di angoscia, di dolore, di sofferenza, è un imitatore di Cristo e continua con coraggio a seguirne le orme. A Gerusalemme Paolo incontra la comunità giudeo-cristiana di cui era responsabile Giacomo. Noi lo conosciamo come San Giacomo il minore. Nella tradizione viene chiamato fratello del Signore perché era parente di Gesù, molto probabilmente suo cugino. Responsabile della comunità cristiana che viveva a Gerusalemme, in quanto imparentato con Gesù stesso. La tradizione cristiana non considera Pietro il primo vescovo di Gerusalemme, bensì Giacomo. È Giacomo il capo dei giudeo-cristiani della Chiesa Madre di Gerusalemme. Noi oggi potremmo dire il leader della conservazione, mentre Paolo è decisamente un esponente importante dei progressisti. In quel momento, nella festa di Pentecoste dell'anno 58, Giacomo e Paolo si incontrano e si incontrano fraternamente. Anche se Giacomo fa presente a Paolo che ci sono molte brutte notizie su di lui, cioè lo accusano di rovinare la legge, di profanare le cose sacre e al momento in cui Paolo si trova a Gerusalemme il rischio sarà quello di essere accusato di profanare il Tempio, cioè di portare dentro il recinto sacro del Tempio persone non ebree. L'attività di Paolo fu soprattutto quella di annunciare il Vangelo ai non ebrei e aprì la porta della fede a tutti i popoli, a tutte le culture, a tutte le persone che incontrò nei suoi innumerevoli spostamenti. E molti di questi sono suoi accompagnatori. Il narratore degli atti li ha elencati per nome, presentandoli come provenienti da molte città diverse della regione anatolica e della Grecia. Alcuni di loro sono pagani, cioè provengono dal mondo greco-romano, non sono ebrei. E per principio Paolo non ha chiesto loro di farsi circoncidere perché stava insegnando che la circoncisione non era necessaria, non era indispensabile per la salvezza. Si impuntò seriamente su questo aspetto proprio per mettere in chiaro che per la salvezza è necessario solo Gesù Cristo. La fede in Cristo basta per la salvezza. Giacomo è preoccupato che venga fraintesa la sua presenza e quindi chiede a Paolo di fare un gesto di umiltà, di entrare nel tempio con atteggiamento penitente, offrendo sacrifici di riconciliazione e pagando le offerte anche per altri fratelli che avevano fatto dei voti. Giacomo sta chiedendo a Paolo di mostrare la sua attenzione al mondo giudaico. Non vuole essere un provocatore, non è un dissacratore, non contesta la legge in sé, quindi gli chiede dai un segno che continui a comportarti da buon giudeo, fa le cose come farebbe un pio israelita arrivato a Gerusalemme che entra nel Tempio per ottenere la purificazione dei peccati. E Paolo accetta. Prese con sé quegli uomini e il giorno seguente, fatta insieme con loro la purificazione, entrò nel Tempio per comunicare il compimento dei giorni della purificazione, quando sarebbe stata presentata l'offerta per ciascuno di loro. Era una settimana di riti preparatori che servivano per giungere al momento dello scioglimento del voto e ottenere la dichiarazione di avvenuta purità. Quindi più volte Paolo si reca nel Tempio, vestito in modo irreprensibile, secondo lo stile giudaico, insieme a molte altre persone, quindi nella confusione immensa che regnava nella spianata del Tempio, passò inosservato per parecchi giorni. Stavano per finire i sette giorni quando... I giudei della provincia d'Asia, visto nel tempio, aizzarono tutta la folla e misero le mani su di lui, gridando, uomini di Israele, aiuto, questo è l'uomo che va insegnando a tutti e dovunque contro il popolo, contro la legge e contro questo luogo. Ora ha introdotto perfino dei greci nel tempio e ha profanato il luogo santo. Era quello che temevano. Qualcuno dei giudei della provincia d'Asia, cioè soprattutto di Efeso, che avevano conosciuto Paolo nei tre anni del suo soggiorno efesino, lo riconosce e urla le accuse che sono calunnie. Erano quei luoghi comuni che circolavano. Nell'ambiente giudaico avverso a Paolo. Non ha fatto niente di quello di cui viene accusato, ma ha è sufficiente utilizzare un argomento sensibile come quello della profanazione del tempio per eccitare gli animi e quella massa di persone non va certo per il sottile a indagare se sia vero o no accetta l'accusa e si scaglia contro di lui avevano visto poco prima Trofimo di Efeso, uno dei discepoli di Paolo, un greco divenuto cristiano senza passare dall'ebraismo e quindi avevano immaginato che fosse stato portato dentro il Tempio, cosa assolutamente proibita. Cosa che Paolo non aveva fatto. Ma la calunnia è un venticello che parte leggero, ma poi arriva tuonando e scoppia la tempesta. La gente si getta su Paolo, il quale rischia un autentico linciaggio. Fu riferito al tribuno della corte italica che tutta Gerusalemme era in rivolta. In quel momento il governatore di Giudea era assente, si trovava a Gerusalemme di solito solo per le festività, nelle occasioni in cui si prevedevano tumulti. Abitualmente la guarnigione di soldati romani che risiedeva nel Tempio, nella fortezza Antonia, era guidata dal tribuno della corte. Risiedeva nella fortezza Antonia, la stessa fortezza fatta costruire da Erode il Grande e dedicata a Marco Antonio, in cui abitò Pilato, in cui venne portato Gesù per il processo davanti a Pilato. Siamo nell'anno 58, mentre la condanna di Gesù era avvenuta nell'anno 30. Sono passati 28 anni. Nello stesso ambiente, fra il tempio e la fortezza Antonia, avviene l'arresto di Paolo. Il rischio di linciaggio viene Fermato perché il tribuno interviene con i soldati, blocca la sommossa, vede che c'è un uomo oggetto di pestaggio, lo fa arrestare, lo porta verso la prigione che si trova nella Fortezza Antonia. La Fortezza Antonia confinava con il tempio. C'era una scalinata che dava accesso al Tempio. Naturalmente i giudei che frequentavano il Tempio non mettevano piede nella fortezza Antonia, ritenuta luogo immondo. Ricordiamo che gli accusatori di Gesù non entrano nel pretorio per non contaminarsi, perché mettere i piedi in quell'ambiente romano significa sporcarsi contaminarsi e non poter celebrare la Pasqua. Invece i soldati romani usavano quel passaggio per entrare nella spianata del Tempio e controllare la situazione che molto spesso degenerava in risse, come in questo caso. Dunque Paolo viene sottratto all'inciaggio popolare e portato su quella gradinata verso la fortezza Antonia. Paolo disse al tribuno: Posso dirti una parola? Conosci il greco? gli domanda il tribuno. Allora non sei quell'egiziano che in questi ultimi tempi ha sobillato e condotto nel deserto i 4.000 ribelli? Assolutamente no, gli dice Paolo. Il tribuno si meraviglia che conosca il greco. In genere uh, queste persone uh, sanno solo l'ebraico o l'aramaico e quindi doveva essere abituato a non capire i suoi interlocutori e si meraviglia che invece uh, questo personaggio parli correntemente greco. E Paolo si presenta: Sono un giudeo di Tarso di Cilicia. Sono cittadino di una città non certo senza importanza. Ti prego, lascia che io rivolga la parola a questa gente. Il tribuno pensa che sia una cosa fattibile. Ormai sono al sicuro, sulla scalinata dove i giudei osservanti non mettono piede, i soldati romani si fermano, fanno ala intorno al prigioniero, il quale è libero di poter parlare alla folla. La gente si è radunata, c'è molta folla ai piedi di quella scalinata e Paolo, cogliendo l'occasione della posizione in cui si trova, inizia un discorso e parla in ebraico. Col tribuno ha parlato in greco, con la folla dei giudei, parla in ebraico. Il capitolo 22 ci propone questo discorso apologetico, cioè è l'ennesima volta in cui Luca, il narratore degli atti, mette in bocca a Paolo un discorso che racconta la propria esperienza e Paolo parte narrando la sua situazione di giudeo osservante, nato a Tarso di Cilicia, cresciuto in questa città, formato alla scuola di Gamaliele nelle più rigide norme della legge paterna. La gente sentendolo parlare in ebraico fa silenzio e lo ascolta. E Paolo da buon retore inizia con una captatio benevolentiae, cioè Ricordando tutta la sua posizione antica di giudeo osservante che ha seguito le leggi di Israele ed è stato allievo di un personaggio importante come Rabbi Gamaliele. Ma poi Paolo continua e racconta l'incontro con Cristo, l'episodio importante sulla via di Damasco quella esperienza del Cristo risorto che gli ha cambiato la vita. Avere incontrato il Signore risorto per Paolo è stato il compimento della sua esperienza religiosa. Non si è convertito, ma è maturato, è diventato veramente giudeo cioè ha realizzato il progetto che la legge gli aveva dato e che lui aveva accolto fin da ragazzo. Si rende conto che Gesù lo ha portato a compimento. Racconta la sua vicenda, le difficoltà dei primi momenti, racconta che dopo il ritorno a Gerusalemme, mentre pregava nel Tempio, Fu rapito in estasi e vide proprio lui, il Signore Gesù, che gli diceva, affrettati ed esci presto da Gerusalemme perché non accetteranno la tua testimonianza su di me. Mi aveva messo in guardia il Signore e di fatti, di fatti non hanno accettato questa mia parola. Ma il Signore, continua a raccontare Paolo alla folla dei giudei, mi ha detto, va. Perché io ti manderò lontano tra le genti. Ho avuto un incarico di missionario per tutti i popoli. Fino a queste parole erano stati ad ascoltarlo. Ma a questo punto alzarono la voce, urlando: Toglilo di mezzo! Non deve più vivere! Nello stesso ambiente dove 28 anni prima avevano urlato a Pilato di uccidere Gesù, adesso qualcun altro urla a questo tribuno di mettere a morte Paolo. E dato che continuano a gridare, a gettare i mantelli, a lanciare polvere, il tribuno si spaventa, decide di portarlo nella fortezza. E dà ordine ai soldati di flagellarlo. Paolo si lascia legare con le cinghie. Quando il centurione prende in mano il flagello per cominciare a batterlo, lo chiama e gli dice, sei sicuro che potete flagellare un cittadino romano senza prima giudicarlo? Il centurione si ferma. Corre dal tribuno e gli dice: Cosa stai per fare? Guarda che quell'uomo è un romano. Il tribuno si reca da Paolo e gli chiede: Ma dimmi un po', tu sei cittadino romano? E come se lo sono? Lo sono per nascita. Io questa cittadinanza l'ho acquistata a caro prezzo. Reagisce il tribuno. Paolo invece è fiero di essere nato cittadino romano, in quanto abitante di Tarso aveva questo privilegio. Al tempo di Marco Antonio era stato concesso agli abitanti di Tarso di essere cittadini romani automaticamente. E quindi l'Apostolo gode di questo privilegio civile e ne fa uso. Per bloccare quella punizione ingiustificata. Il tribuno si trova paura di fronte a questa situazione complicata e pensa di risolvere il problema portando questo prigioniero davanti al sinedrio. È un uomo poliedrico quello che ha arrestato. È un cittadino romano che parla correntemente il greco, ma è un ebreo osservante della legge che sa parlare in ebraico secondo la tradizione. È un uomo decisamente di valore. Il tribuno si rende conto che la folla ce l'ha con lui per qualche strano motivo, ma non c'entra niente il diritto romano per cui vuole togliersi l'impiccio facendolo giudicare al Sinedrio. Lo trasferisce quindi nell'aula del Sinedrio, che si trovava sempre nella costruzione grande del Tempio di Gerusalemme, e l'imputato a questo punto viene interrogato dalle autorità somme del mondo giudaico. Paolo inizia subito con decisione. Fratelli, io ho agito fino ad oggi davanti a Dio in perfetta rettitudine di coscienza. Il sommo sacerdote Anania ordinò ai suoi assistenti di percuoterlo sulla bocca. Paolo allora gli disse, Dio percuoterà te muro imbiancato, tu siedi a giudicarmi secondo la legge e contro la legge comandi di percuotermi. E gli dissero i presenti, osi insultare il sommo sacerdote di Dio. Rispose Paolo, non sapevo fratelli che fosse il sommo sacerdote. Sta scritto nella legge: non insulterai il capo del tuo popolo. Paolo non conosce di persona questa autorità. Anania è un parente di quel Anna che aveva interrogato Gesù e di quel Caifa che era genero di Anna. Il nome è analogo, sono parenti, è una casta sacerdotale chiusa. E questo gruppo di sadducei sta interrogando Paolo anche con durezza, come era capitato a Gesù. Lo colpiscono con uno schiaffo proprio per um, tenerlo nella sottomissione. E Paolo invece reagisce con decisione. E adesso adopera l'astuzia, sapendo che una buona metà dei membri del Sinedrio erano farisei, come lui cerca di avere l'appoggio di quella parte contro i sadducei. E sapendo che i sadducei negano la risurrezione, mentre i farisei la accettano, Paolo si presenta dicendo, fratelli, io sono un fariseo, figlio di farisei, io sono chiamato in giudizio a motivo della speranza nella risurrezione dei morti. Il motivo per cui mi accusano è che credo nella risurrezione non specifica che crede nella risurrezione di Gesù, effettivamente crede nella risurrezione e dal momento che predica la risurrezione dei morti viene accusato. Il gruppo dei farisei lo appoggia automaticamente perché è un'idea politica fondamentale e i farisei sostengono che quest'uomo non è imputabile per un motivo del genere a piena possibilità di Esporre le sue opinioni. Addirittura rincarano la Giose e dicono: Un angelo potrebbe avergli parlato. I sadducei non credono negli angeli. E allora aggiungono un altro elemento di teologia politica che serve per fare contrapposizione. I sadducei, naturalmente, urlano il contrario e, dimenticandosi di Paolo, i due gruppi si scontrano fra di loro. Abilmente l'Apostolo ha diviso il Sinedrio mettendo gli uni contro gli altri. A quel punto la disputa si era accesa così tanto che sembrava una scena da Parlamento italiano nelle sue giornate peggiori, dove i vari membri scendono nel mezzo e cominciano a picchiarsi. Il tribuno si spaventa. Temendo che Paolo venisse linciato proprio in mezzo al sinedrio, ordinò che scendesse la trubba a portarlo via di mezzo a loro e a ricondurlo nella fortezza. Niente da fare. La mossa del giudizio nel sinedrio non risolve il problema. La notte seguente venne il Signore accanto a Paolo e gli disse: Coraggio. Come hai testimoniato per me a Gerusalemme, così è necessario che tu mi renda testimonianza anche a Roma.